Gremita di giovani, la chiesa di Sant'Agostino a Reggio per i funerali del 19enne Matteo Fontanesi. Un lenzuolo enorme raccoglie tutte le sue foto migliori. Il mondo della cultura e dell'arte reggiane in lutto per la morte di Lucio Dalla, molto legato a Reggio, il suo ultimo concerto al Valli l'anno scorso. Provvedimento antimafia del prefetto di Reggio che sospende una ditta dell'imprenditore Michele Colacino che operava nei trasporti Iren. Approderà in sala tricolore il caso dei maxi compensi dei manager Iren, un ordine del giorno chiederà di rispettare la soglia dei 300.000 euro. Tutte prosciolte le persone coinvolte nella vicenda dell'incendio dell'agosto 2005 all'albergo di Carpineti dove morirono in due. I familiari delle vittime si rivarranno in sede civile. Giovedì 1 marzo, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Tanti i giovani che si sono stretti intorno alla famiglia Fontanesi per l'ultimo saluto a Matteo, il 19enne morto in un incidente stradale a Corte Tegge. Vediamo il servizio di Isabella Trovato. Le parole del brano Canzone di Vasco riportate su un lenzuolo e costellate dalle tante foto di Matteo, ritratto nei momenti più felici e spensierati della sua breve vita insieme agli amici. Così la folla di giovani che ha riempito gli spazi della chiesa di Sant'Agostino a Reggio ha voluto ricordare il 19enne Matteo Fontanesi scomparso lunedì nel tragico schianto di Corte Tegge. Una moltitudine di persone, troppo piccola la chiesa per contenere tutti i giovani che hanno voluto dare l'ultimo saluto al 19enne. Nelle parole del parroco, quelle della madre Marina, che in questi giorni ha ricevuto la visita dei tanti compagni del figlio, riscoprendo, ha detto il sacerdote, un Matteo diverso da quello che era in casa, più taciturno e scontroso negli ultimi mesi, forse per via dell'età adolescenziale. Uno spaccato di vita che aveva molto impensierito i genitori, consolati adesso nella sua scomparsa dai bei racconti dei tanti amici del 19enne. Giovane venditore della concessionaria della Mercedes di Corte Tegge, la vita di Matteo è finita nello scontro tra la sua moto, una Suzuki di grossa cilindrata, ed una Fiat Panda guidata da una 44enne indagata dalla procura per omicidio colposo. La conducente della Panda potrebbe non avere rispettato la precedenza. Composti nel dolore, la madre, il padre e la sorella. Sgomento, commozione, dolore, i sentimenti che hanno caratterizzato anche la nostra provincia alla notizia della scomparsa a 68 anni del noto cantautore bolognese Lucio Dalla, particolarmente legato a Reggio Emilia, dove si era esibito numerose volte sia da solista che in duetto con Gianni Morandi e Francesco De Gregori. Ricordiamo anche il recente omaggio a Ghirri in piazza Prampolini e in occasione del Festival Francescano e di Fotografia Europea. Nel 2008 in veste di regista era tornato al Valli presentando l'opera del Mendicante sul palco del Municipale e come relatore alla Sala degli Specchi. Nel 2009 al Teatro Ariosto aveva fatto da moderatore alla presentazione del film documentario Deserto Rosa Luigi Ghirri, mentre il suo ultimo concerto reggiano è del 2011. Lo piange anche tutto il mondo dell'arte e della cultura reggiane. Antimafia, nuova interdittiva del prefetto Antonella De Miro su un appalto in Iren, sospesa la ditta dell'imprenditore Michele Colacino, vittima nei mesi scorsi di diversi atti incendiari. Nuova interdittiva antimafia della prefettura e la ditta di autotrasporti dell'imprenditore calabrese Michele Colacino, colpito nei mesi scorsi da raid incendiari e fuori dalla raccolta dei rifiuti di Iren, ambito nel quale operava da anni. La sospensiva emessa dal prefetto Antonella De Miro arriva dopo i due roghi alla BMW di Colacino, il primo il 16 maggio del 2010, il secondo il 14 novembre del 2011 e poi quelli alle vetture dei parenti dell'imprenditore. Dalle indagini effettuate dalle forze dell'ordine emergerebbe la frequentazione da parte di Colacino di soggetti vicini alla criminalità organizzata, già condannati in importanti operazioni delle forze di polizia.
Intanto con quest'ultima interdittiva i riflettori si accendono anche sulla multi-utility, cioè su IREN. Siamo infatti di fronte al secondo caso di sospensiva prefettizia nel giro di un anno e mezzo, interdittive nei confronti di aziende al lavoro per IREN da anni. La prima risale al 2010, un provvedimento nei confronti del consorzio di imprese amministrato da Raffaele Todaro, ex genero dell'ex boss di 'Ndrangheta Antonio Dragone, ammazzato a Cutro nel 2004. Un appalto per lavori di scavo e manutenzione per un importo di 150.000 euro. Il secondo è appunto quello dell'imprenditore Michele Colacino. Prosciolte durante l'udienza preliminare le persone coinvolte nella vicenda dell'incendio dell'albergo delle Carpinete dell'agosto 2005 in cui persero la vita l'operatrice Maurizia Marchesi e l'anziana ospite Margherita Uriati. Sono state dunque accolte le richieste dei difensori del sindaco di Carpinete, Leonilde Montemerli, del tecnico comunale Pierino Rossi, del responsabile SERT Benedetto Valdesalici e di Raffaele Galluccio, dirigente del servizio Salute Mentale. Per gli imputati l'accusa era di procurato incendio e duplice omicidio colposo, lesioni semplici e colpose nei confronti anche di altre persone coinvolte. Ma i familiari di Maurizia Marchesi, morta nell'incendio, non si danno per vinti e procederanno in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni. Ed ora veniamo al caso degli stipendi d'oro dei manager IREN che arriverà in consiglio comunale in fase di discussione di bilancio. Sentiamo i particolari. Mentre in IREN prosegue la silenziosa smobilitazione degli immobili tramite un bando che ha messo all'asta, tra l'altro, la storica sede ex Agac di Via Nubi di Magellano, torna prepotentemente alla ribalta anche il caso dei faraonici stipendi dei super manager della Multiservizi. Un caso che potrebbe finire in discussione in Consiglio Comunale in fase di dibattito sul bilancio di previsione, chiamando così allo scoperto il gioco dei partiti. Il consigliere socialista Roberto Pierfederici, infatti, ha presentato in tal senso interrogazione e ordine del giorno in cui chiede conto, di fronte al tetto dei 300.000 euro del decreto governativo, delle somme percepite invece da presidente, amministratore delegato e direttore generale della partecipata comunale, rispettivamente nell'ordine dei 495.000, 475.000 e 395.000 euro annui. Nel contesto di un paese che vede da una parte gli stipendi dei lavoratori tra i più bassi d'Europa, dall'altra gli stipendi di alti dirigenti pubblici e privati di gran lunga i più alti del vecchio continente, Pierfederici chiede almeno che vengano contenuti entro la soglia dei 300.000 euro, che non risulterebbe comunque propriamente uno stipendio da fame. Il tema dei compensi da favola dei vertici IREN imbarazza palesemente quasi tutti gli uomini della maggioranza di centro-sinistra, che preferiscono glissare quando non tacere del tutto sulla spinosa questione, che tocca direttamente un'utenza, cioè un potenziale elettorato, alle prese con bollette in costante crescita. Ma quando le richieste arriveranno in sala tricolore sarà interessante allora vedere il comportamento dei singoli consiglieri. Il 2012 è partito all'insegna dell'incertezza per le imprese associate a Confcooperative. Dopo un 2011 avviatosi con segnali di ripresa e 12 mesi di tenuta di fatturati e occupazione, per i primi 4 mesi del 2012 emergono infatti preoccupazioni più evidenti su ricavi, come attesta l'indagine congiunturale della centrale cooperativa. Solo il 14,4% delle imprese prevede un incremento dei fatturati, mentre per il 52,8% si parla di stazionarietà e per il 29% di una diminuzione. Tre spacciatori arrestati dalla polizia in flagranza di reato nei pressi del Teatro Valli a Reggio. Tre tunisini di 25, 26 e 36 anni che avevano nascosto la roba vicino a dei bidoni e che stavano contattando i clienti nei dintorni per poi cedere le dosi. Sono stati fermati dagli agenti che hanno sequestrato una quindicina di dosi di hashish. Ed ora cambiamo argomento. Un'altra piena del Po come quella del 2000 e ben 538 volontari impegnati a fronteggiarla insieme a tutta la macchina istituzionale della protezione civile reggiana. È lo scenario previsto dalla seconda esercitazione sul rischio idraulico programmata per sabato e domenica prossimi a Guastalla e in altri 7 comuni della Bassa della provincia di Reggio. La fase di preallarme scatterà alle 9 di sabato mattina con il raggiungimento virtuale di un livello di 5,5 metri all'idrometro di
di Boretto. Ben 13 gli scenari previsti tra sabato e domenica, dalla vigilanza e telonatura degli argini alla chiusura dei temutissimi fontanazzi, dall'evacuazione della casa di cura di Boretto alla ricerca con unità cinofile di persone disperse a Brescello, fino al salvataggio delle opere d'arte del Museo Peppone e Don Camillo. Alle 14 di sabato, con il Po a 6,5 metri, scatterà la fase di allarme che cesserà soltanto alle 16 di domenica. Ed ora c'è la pubblicità, noi ci vediamo per le altre notizie tra poco. Bentornati al nostro telegiornale, ripartiremo tra pochissimo, subito dopo aver ricordato i principali fatti del giorno. Gremita di giovani, la chiesa di Sant'Agostino a Reggio per i funerali del 19enne Matteo Fontanesi, un lenzuolo enorme raccoglie tutte le sue foto migliori. Il mondo della cultura e dell'arte reggiana è in lutto per la morte di Lucio Dalla, molto legato a Reggio, il suo ultimo concerto al Valli l'anno scorso. Provvedimento antimafia del prefetto di Reggio che sospende una ditta dell'imprenditore Michele Colacino che operava nei trasporti Iren. Approderà in sala tricolore il caso dei maxi compensi dei manager Iren, un ordine del giorno chiederà di rispettare la soglia dei 300.000 euro. Tutte prosciolte le persone coinvolte nella vicenda dell'incendio dell'agosto 2005 all'albergo di Carpineti dove morirono in due. I familiari delle vittime si rivarranno in sede civile. Banca Popolare dell'Emilia-Romagna annuncia che ricorrerà in appello contro la sentenza del Tribunale di Modena che ha pronunciato l'annullamento della delibera assembleare del 16 aprile 2011 di rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013. La sentenza di annullamento della deliberazione assembleare di nomina degli amministratori, non essendo una sentenza di condanna ma avendo natura meramente costitutiva, precisa Biper in una nota, non è dotata di efficacia esecutiva. Resta quindi ferma allo stato l'efficacia della deliberazione di nomina dei citati consiglieri. Conseguentemente la sentenza del Tribunale di Modena non inficia l'attuale composizione e l'operatività del Consiglio d'amministrazione di Biper e dei comitati costituiti al suo interno, così come non inficia i poteri e le deleghe attribuite dal Consiglio. La cronaca, derubato di contante per migliaia di euro e di sterline in oro per 15.000 euro. Un rappresentante di Preziosi ha denunciato alla polizia il furto sulla sua autovettura parcheggiata in Viale Monte San Michele a Reggio. Domenica si conclude il carnevale a Castelnuovo Sotto e tra le iniziative collaterali c'è pure un'interessante mostra dedicata agli hobby. Si prepara il gran finale a Castelnuovo Sotto dove domenica prossima è prevista la sfilata conclusiva del carnevale del Castelen con la premiazione della scuderia vincitrice e la consegna del gonfalone che per un anno sarà custodito dagli autori del carro giudicato migliore. Ma ci sono anche altre iniziative collaterali a fare da contorno alla festa allegorica. Tra quelle di maggior interesse figura certamente la mostra degli hobby che è ospitata negli spazi della Chiesa della Madonna in pieno centro. Si trovano oggetti di vario tipo, anche pezzi di uso comune, ma raccolti in grande quantità in collezioni di enorme interesse, come la collezione di biro di ogni colore e di vari sponsor, realizzati anche come gadget pubblicitari. Una raccolta costata anni di ricerca e di conservazione di questi oggetti, così come non deve essere stata una questione di poco tempo collezionare così tanti coltellini multiuso, di quelli da campeggio oppure gli apribottiglie, fino ad arrivare ai bicchieri da birra di ogni tipo e forma, e poi gli apribottiglie, le chiavi in ferro, le maschere, fino ad arrivare alle banconote, alle monete, documenti di vario tipo, senza dimenticare il passato del paese, con le foto diventate ormai d'epoca e che ricordano i volti e i personaggi di qualche decennio fa. E magari qualche non più giovane del paese può riconoscersi in alcune di queste immagini ormai sbiadite dal passare del tempo. Intanto domenica si chiude la festa con la presenza degli stand di Castelnuovo d'Italia che presentano i prodotti gastronomici tipici delle loro regioni. Alle 14.30 la sfilata dei carri, alle 16 le premiazioni, il tutto accompagnato dal gruppo della corte del re di Gonzaga di Castel Goffredo e dalla corte di Regnocco. Questa mattina da Cavriago è partito il convoglio umanitario per i bambini di Chernobyl. Nei mezzi pesanti ci sono generi alimentari, ma anche biciclette, giocattoli e vestiti. Migliaia di scatoloni raccolti in questi mesi a capo dell'organizzazione Help Italia, l'imprenditore reggiano Iad Arnaldi. Ieri sera, mentre gli ultimi scatoloni venivano caricati sul convoglio dai volontari dell'associazione, c'era anche Antonio Sottile, console onorario della Bielorussia. Il console ha rivolto un ringraziamento a tutte le famiglie reggiane che si sono prodigate per questi bambini.
Come ogni anno, il 1 marzo la comunità di Quattro Castella ha ricordato lo sciopero di Montecavolo del 1 marzo 1944 e lo ha fatto nel segno della pace con gli studenti delle classi quinte delle scuole elementari del paese, coinvolti in un progetto che li ha visti protagonisti sul palco dell'ex cinema Grasselli. La rievocazione dello sciopero del 1 marzo 1944 era partita in mattinata da piazza Nil de Jotti con il corteo organizzato da Comune, Ampi e Alpi. Sorpresa ieri sera a Scandiano per la presenza del noto critico d'arte Vittorio Sgarbi che, passando per la cittadina boiardesca, ha contattato il sindaco Alessio Mammi per una dettagliata visita alla Rocca dei Boiardo. Sgarbi ha apprezzato il monumento simbolo di Scandiano e si è fatto raccontare la storia cinquecentenaria della Rocca passeggiando poi per le vie del centro e riconoscendo il valore storico-artistico di Scandiano. Ed ora c'è di nuovo la pubblicità, ci vediamo dopo. Teletricolore Meteo. Il meteo è offerto da... Da Otton Let per tutto il mese, liquidazione totale per rinnovo locali fino ad esaurimento scorte. Per voi, oltre 200 letti a prezzi scontatissimi, in offerta da 300 a 500 euro. Tempo previsto per la giornata di domani, venerdì 2 marzo, su Reggio e provincia. Cielo sereno per tutta la giornata. Domani le temperature oscilleranno tra i 5 e i 20 gradi. Teletricolore Meteo. Il meteo è stato offerto da... Otton Let vi aspetta nella sala mostra presso lo stabilimento, a Corte Tegge di Reggio Emilia. Otton Let vi attende anche nel nuovo centro materassi con le più moderne soluzioni per migliorare il vostro riposo. E noi siamo pronti per riepilogare i principali fatti di oggi. Gremita di giovani, la chiesa di Sant'Agostino a Reggio per i funerali del 19enne Matteo Fontanesi. Un lenzuolo enorme raccoglie tutte le sue foto migliori. Il mondo della cultura e dell'arte reggiana è in lutto per la morte di Lucio Dalla, molto legato a Reggio, il suo ultimo concerto al Valli l'anno scorso. Provvedimento antimafia del prefetto di Reggio che sospende una ditta dell'imprenditore Michele Colacino che operava nei trasporti Iren. Approderà in sala tricolore il caso dei maxi compensi dei manager Iren, un ordine del giorno chiederà di rispettare la soglia dei 300.000 euro. Tutte prosciolte le persone coinvolte nella vicenda dell'incendio dell'agosto 2005 all'albergo di Carpineti dove morirono in due. I familiari delle vittime si rivarranno in sede civile. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata, arrivederci.